Cari amici della grande famiglia Casa Montenor Italia, si lavora per il Brasile. Ecco, io sono qui nella cappella dove noi ci troviamo sempre con i nostri ragazzi cercando di dare dei valori. Ecco, io volevo entrare nelle vostre case attraverso la mia persona, attraverso la mia voce, perché è più personale, più bello, e volevo che Gesù anche entrasse nelle vostre case, e volevo desiderarvi una felice Pasqua, Pasqua e speranza, Pasqua è no alla violenza, Pasqua è fraternità, Pasqua è il sogno di Dio che deve realizzarsi, di costruire un mondo più fraterno, la fraternità universale. Io volevo ringraziarvi perché nel Brasile stiamo facendo la campagna di fraternità. Fraternità e superamento della violenza. Ma siamo immersi in una violenza spaventosa. Tutti i giorni ammazziamo i nostri figli, dicendo che sono dei banditi. Noi ammazziamo tanti. E questo mi dà un dolore immenso. Ma in questo locale, in questa cappella, si incontrano ogni settimana 720 adolescenti e giovani. La società nostra è così disperata che accetta come normale l'uccisione, la strage dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, dei nostri giovani. Tutti i giorni. E invoca come maniera per superare la violenza, più violenza, più prigione, esercito in strada, più uccisione. La violenza non si combatte con la violenza, la violenza si supera, superamento della violenza. E noi mostriamo in una maniera efficace che la violenza si supera e si toglie quando noi diamo amore, presenza di famiglia e quando noi diamo strumenti per il futuro. I nostri ragazzi sono violenti perché non amati, non figli, e perché non guardano al futuro e vedono il vuoto e non hanno niente. Noi diamo famiglia, amore di figli, nelle case, e diamo strumenti di futuro attraverso i centri di ludici sportivi professionalizzanti e soprattutto attraverso la professionalizzazione, insegnare mestieri e l'inserzione nel mercato di lavoro. Ma facciamo questo perché voi ci aiutate. Il governo investe nella violenza, ma non investe nel superamento della violenza. Voi ci aiutate a far Pasqua, grazie, perché Gesù vuole risorgere in questi ragazzi condannati alla morte. Gesù vuole risorgere in questi ragazzi che hanno bisogno di futuro. E voi ci aiutate a fare far Pasqua a questi ragazzi, a farli risorgere. Gesù è contento e noi siamo contenti e vi diciamo felice Pasqua. Grazie per la vostra solidarietà. Sentitevi felici di fare della vostra vita un dono. Che Dio vi benedica.